Salve a tutti e benvenuti in questa presentazione del corso English for Teachers della Scuola di Alta Formazione San Giuseppe Moscati. Io sono Giuseppe Turchiaro, insegnante di inglese e tutor di questa scuola. Lasciate che vi mostri come funziona la nostra piattaforma. Come prima cosa, raggiungete questo sito: preparazioneconcorsodocenti.it/corsi/. Dopodiché effettuate l'accesso con il vostro indirizzo email e la password che avrete ricevuto. Una volta effettuato l'accesso, scorrete in basso. Qui troverete una panoramica dei corsi. Sono presenti esercitazioni del corso che avete scelto di seguire e anche le video lezioni. Basta scorrere in basso. Ovviamente non visualizzerete tutti questi corsi, ma solo quelli che vi sono stati attivati. Con la vostra iscrizione avrete accesso a tutti i corsi del livello che avete scelto. Quindi, ad esempio, se foste corsisti di livello C2, potreste vedere l'edizione di gennaio del 2021. Basta cliccarci di sopra e vedremo una sezione con gli annunci, una sezione con le slide, quindi gli argomenti trattati in ogni lezione e gli incontri veri e propri, quindi i video. Ad esempio, cliccando su un video potremo visualizzarlo. I love lessons with you guys because it's so laid back. Torniamo indietro. Scorrendo in basso avremo anche le registrazioni audio delle lezioni. Basta I love lessons with you guys because it's so laid back. Torniamo indietro nuovamente. Ritornando in alto, potremo vedere le slide caricate per quella lezione. E scorrere le diverse pagine. Ritorniamo indietro. Questa sezione annunci è molto importante. Qui troverete l'email per contattarmi personalmente. Questo è il sito di Gatehouse, dove potrete scaricare del materiale propedeutico all'esame. Questo, per esempio, è un link per i phrasal verbs nel livello C2. E poi troviamo delle risorse. Questa risorsa, per esempio, è un condensato di argomenti da conoscere per il livello C2 presentati sotto forma di domande. All'interno ci sono anche delle risposte ad esempio. Ovviamente, se fate parte del livello B2 o C1, queste domande saranno differenti e saranno sempre presenti nella sezione annunci. Qui troviamo la registrazione delle risposte ad esempio per questo livello. Qui invece troviamo dei topics da cui sceglierne uno e parlarne durante l'esame. Anche questa è una risorsa con argomenti propedeutici di discussione per affrontare l'esame al meglio. Ripeto, ogni livello ha i suoi argomenti. L'ultima risorsa invece è un dizionario frasario. All'interno sono contenuti 1000 termini con la loro relativa traduzione in italiano. Ogni termine ha 3 frasi, sia in italiano che in inglese, per vedere come utilizzare questi termini. Proviamo ad aprire questa risorsa. Ecco la risorsa e come le altre risorse e i PDF è possibile scaricarle. Da questa piattaforma avrete accesso quindi ai corsi del vostro livello già presenti in piattaforma, ma avrete anche accesso all'edizione alla quale sarete iscritti. Man mano che verranno caricate le lezioni, le troverete in piattaforma al corso corrispondente. Abbiamo notato che chi accede al nostro gruppo Facebook, interagisce con gli altri, risponde ai questionari e pone domande, tende a superare brillantemente l'esame. Quindi vediamo questo gruppo Facebook. Clicchiamo sul link. Ed eccoci arrivati al nostro gruppo Facebook.
Il gruppo Facebook si chiama English for Teachers, come il corso. Bisognerà chiedere l'accesso, che ovviamente sarà garantito solo ai corsisti. Vediamo ad esempio la spiegazione dell'esame e come superarlo. Il post contiene anche il link alle risorse, come gli esami di prova, le risorse postate sulla piattaforma che abbiamo visto prima, ma sono ricaricate anche sul gruppo. Cosa bisogna avere per sostenere l'esame? Le nostre email. Qui c'è il mio bel faccione. Potrete scorrere ancora di più nella pagina e trovare i nostri questionari e interagire. Inoltre, tornando in alto, potrete andare nella sezione guide. Nelle guide troverete i nostri questionari suddivisi per numero e per livello. Mi raccomando, ti aspettiamo nel gruppo Facebook. A presto!